La cucina italiana è famosa nel mondo e in Valtellina e Valchiavenna sono diversi i piatti tipici che conquistano il palato. Lo sanno bene i futuri cuochi del PFP Valtellina, studenti che, seguiti dai loro insegnanti, si stanno avvicinando anche alla cucina giapponese. A guidarli Rie Otsuka, chef del Sollevante. Ogni volta abbiamo fatto piatti molto diversi e oggi un piatto tipico giapponese che si chiama Hiyashi Chuka. È una pasta fredda che noi mangiamo in Giappone quando stagione caldo. E quindi abbiamo fatto pasta non pasta normale, non senza uovo. Voi proponete una cucina vegetariana? Nostro ristorante sì. Noi abbiamo orto, quindi da maggio fino a ottobre abbiamo più o meno 95% di ingredienti, tranne tipo frutta secca o latte di soia. Tipo tranne questo, prendere tutto l'ingrediente dal nostro orto. Abbiamo appunto questo orto che è coltivato dai miei genitori e appunto 6 mesi l'anno lavoriamo quasi esclusivamente con le nostre verdure. La mattina ci alziamo, andiamo nell'orto con le verdure e poi le lavoriamo in cucina. Il nostro direttore Evaristo Pini inizio anno ci ha chiesto delle idee innovative. Tre miei colleghi, Simone Fanchetti, Gabriele Santelli e Simona Schierini, hanno individuato in questo ristorante, Osteria Stazzona, un qualcosa di nuovo. Una cucina che guarda che ha un mercato sempre più ampio con dei vegetariani e dei vegani. Beh sì, il PFP Valtellina è sempre molto attento alle tendenze. Il fine nostro è anche questo, istruire i ragazzi a una cucina consapevole, possibilmente a chilometro zero. Ci rendiamo conto in questo momento di grande evoluzione complessiva della necessità di, primi noi stessi, di aggiornarci, di abbracciare altre realtà per poi trasferire queste sensibilità anche ai nostri ragazzi che andranno nel mondo. Va in quella direzione che continuiamo ad auspicare e per la quale stiamo lavorando da tempo, che è quella di alzare sempre di più il livello della nostra scuola, scuola alla quale noi teniamo particolarmente. Fra 4 anni ospitiamo un evento straordinario dove ospiteremo persone che verranno da ogni parte del mondo e quindi essere pronti anche ad offrire qualcosa che già gli appartiene, oltre a far conoscere le nostre peculiarità.